Una cerimonia di premiazione, una sfilata di moda. Wow, sono soldi veri! No, è solo la ricca studentessa Kaya che entra in classe. Sì, i compagni di classe hanno sicuramente apprezzato questa entrata spettacolare. L'aspetto della studentessa povera, invece, sembra più modesto. Ciao, Lucy! Ehi, lasciatela in pace! Dai, entra pure! Non avrebbe dovuto sognare il tappeto rosso? Non di nuovo! Va bene, non ho altra scelta. Allora, la risposta qui è B. C'è il numero 5, c'è l'idrossido di sodio. Oh, che stai facendo? In due si fa prima. Ma quando inizieranno a fare i test da soli? Chad e Taylor hanno un tale mal di testa. Il mio amore per te è infinito, baby. E lascia che gli altri siano gelosi, forse. Prendi una nota più alta. Oh, non così alta. Che ne pensa? Fai una pausa dal canto, meglio prendere l'arpa. Se posso diventare una famosa K-pop star con questa, perché no? Farò un tentativo. Oh sì, i soldi non possono comprare il talento, questo è sicuro. E questo è un bel problema per la signora Adams. Questo è il lato negativo del mio lavoro. Io invece vivo secondo i miei principi e non aspetto nessun principe. Anche per strada si trovano spesso musicisti veramente dotati. Ehi, il mio primo dollaro! Ah, solo caramelle! Un giorno sarò famosa e diventerò ricca! Ehi, posso provare? Suonavo la chitarra in una band locale in un garage! Sì, certo! Forte, grazie! La vita metterà le cose a posto! L'importante è credere nei miracoli! E noi diventeremo delle star stasera, nonostante possa sembrare impossibile! Oh, sono sicura di sì! Anche il cappello si è riempito fino all'orlo. Queste ragazze hanno fatto un grande lavoro. È stato fantastico. Guarda quanti soldi abbiamo fatto. È la prima volta che vedo così tanti soldi. Significa che finalmente possiamo permetterci quello che abbiamo sempre sognato. Che c'è di meglio di un hamburger e patatine? Niente! Finalmente del cibo buonissimo. Oggi farai un esperimento. Wow, è interessante. E io so cosa fare. Non sembra più una lezione di chimica, ma una lezione di ceramica. Beh, ho solo bisogno di qualche goccia. Apri, dai! Sono sicura di aver bisogno di questa sostanza rara. Kaya sembra un vero chimico. Beh, più un mago con delle sostanze molto costose. Quasi finito! Perché non aggiungere una mela? Solo per avere un buon profumo? Oh, ma che razza di veleno ho fatto! Guardate e imparate! Ecco come si può ottenere uno smartphone di marca! Anch'io voglio essere in grado di farlo! Incredibile, Kaya! Ti meriti sicuramente il voto più alto! Ehi, anch'io dovrei prendere una... Anche Lucy vuole mettersi in gioco! Lacci delle scarpe andranno bene! Pezzo di carta azzurro andrà bene! Torsolo di mela? Perché no? Che succederà con questi ingredienti? Sì, ha funzionato! Già, non è il risultato che tutti speravano. Pronto? Dei bicchieri di plastica. Posso darti solo una F per questo? Che vuol dire? Perché? Che c'è che non va? Molte persone vogliono essere come i loro idoli. E Lucy sogna di creare un look simile al suo idolo preferito, Mia Lee. Ci deve essere almeno una cosa elegante nel mio armadio. Non riesco a trovare nulla. Devo pensare a qualcosa. Voglio assomigliare a Mia Lee. Sì! Mentre nel camerino della nostra ragazza ricca Kaya, in questo momento c'è una tale selezione di vestiti che sicuramente non sarà un problema creare un look alla moda, no? Questo stile o questo? Bene, ho deciso! Che sia qualcosa di luminoso! Sembrerà esattamente come Mia Lee! Per fortuna che ho comprato lo stesso vestito dal suo stilista preferito, quindi può permettersi di vestirsi come una superstar! Ciao, miei cari abbonati! Mandate un like se vi piace il mio outfit di oggi! Oh, cavolo! Ho dimenticato la borsa! Scusi il ritardo, signor Blake! Wow! Va bene, si sieda! Ciao a tutti! Spero che il mio vestito vi sia piaciuto, come sempre! Una dea! Prendilo! Ci sono le note di oggi! Oh, grazie! Scusate il ritardo! Ciao a tutti! Che tipo di vestito è quello? Lucy, sei consapevole che hai dei poster appiccicati addosso? Aspetta! Che c'è che non va? Niente, ho solo deciso di completare il tuo look! Un
foglietto con scritto bacaca non è divertente. In realtà sì. F, non può essere, ci deve essere un errore. E Lucy non è l'unica ad essere sconvolta dal voto che ha appena ricevuto. Solo Kaya è entusiasta di aver ricevuto il voto più alto. Sono la migliore, dovresti essere invidiosa, sono splendida, wow! Prendi questo perdente! Ah, ora sono la principale studentessa d'onore della classe, guardate e imparate! No, non farlo, lasciami in pace! Oh, è stato solo un incubo, che fortuna! Dovrei già essere al college, Ellen? Eccomi, come posso aiutarla? Devi mettermi le scarpe? No! Perché? Non è il mio lavoro! Ho fretta e voglio che tu mi prenda subito delle scarpe e non ti pago per non fare niente! Va bene! Se lavori per una ragazza ricca e viziata, devi fare tutto quello che ti chiede! Sono troppo rosa, ho bisogno di una tonalità più chiara! Portamene altre avanti! E sbrigati! Queste sono abbastanza buone? Ottengo sempre quello che voglio! Cosa potrei indossare oggi? Oh, che schifo! Queste sono davvero troppo rotte! Le devo buttare! Ma queste gialle, invece, possono ancora essere indossate! Oh no! Quella cos'è, una macchia? Ma da dove viene? Va bene, so cosa fare! Meno male che i pennarelli costano poco! Niente soldi, ma tanta creatività, ora va meglio! Sono esattamente come l'originale! La povera Lucy non ha soldi per le scarpe firmate, ma non è quello che conta per lei! Che aspetto luminoso che ho oggi! Sono passati 10 minuti, sapete dove sono Lucy e Kaya? No, signor Bell! Qualcuno è in punizione? Scusi il ritardo! Attenta, signor Bell, questo è per lei! Wow, un mappamondo bello e costoso! E tu cosa hai da dire in tua difesa, Lucy? Posso sedermi? Ma sei in ritardo per un esame importante! Capisco, ma ho avuto un problema imprevisto con le mie scarpe! Con le scarpe? Il signor Bell è sorpreso! A quanto pare non è l'unico che usa i trucchetti per le scarpe! Va bene, siediti! Grazie! Una bella ragazza ricca non può fare a meno di visitare i saloni di bellezza almeno una volta al giorno. Prendi i soldi e fai brillare i miei capelli. Faremo di te una star, anche se sei già perfetta. Grazie, lo so. Fai bene a scegliere i servizi professionali che noi offriamo. Questo è sicuramente il mio passatempo preferito. Hai visto il ballo del preside? L'ho davvero postata su Instagram. Ehi, voi tutti! La vostra stella è in cerca di attenzioni. Wow! Kaya, ti sei tagliata i capelli? Stai benissimo. Vuoi uscire con me? Vieni con me! È finalmente ora di pranzo. Adoro i toast! Non è certo un piatto speciale dello chef di un ristorante di lusso, ma alla povera Lucy non dispiace. Oh, cos'è questo nido di uccelli al posto dei capelli sulla mia testa? È terribile! Non ho soldi per andare da un parrucchiere, me li sistemo da sola! Beh, eccoti qua, mio caro e amato idolo! Se mi sforzo un po' di più, sarò altrettanto splendida! E tutto ciò di cui ho bisogno sono delle forbici! Quando sei povero, sei il tuo parrucchiere, lo stilista, il cuoco e semplicemente il tuo tuttofare, ma le aspettative non sempre corrispondono alla realtà! Oh! Che partita leggendaria! Oh! Hai un armadietto davvero strano! Tu non capisci proprio niente! 2530! Sei così strana, Kaya! E perché complicarci la vita pagando anche per questo? Si fa molto prima con un armadietto di cartone! Il lato negativo dei costosi armadietti con serrature a codice è che se li dimentichi, non riuscirai ad aprirlo! Dovrò lavorare molto per scrivere questo test e Kaya non è ancora venuta! Sono così stanca di essere così carina e splendida tutto il giorno! Ho decisamente bisogno di riposare! Signorina Kaya, il suo bagno è pronto! Mi hai letto nel pensiero? È proprio come piace a lei!
forte! È perfetto! La gioia di Kai è comprensibile a chi non piacerebbe fare il bagno nella ricchezza. Lucy sogna solo un bagno normale, ma sfortunatamente non può permetterselo, quindi deve limitarsi a una bacinella, anche se sembra contenta di questo modo economico di rilassarsi. Ehi, Paperella, piace anche a te fare il bagno? Qua qua! Non è una jacuzzi, certo, ma l'importante è che io riesca a lavarmi per bene. Con quale ragazza vorresti essere nella stessa classe? Con la ricca Kaia o con la povera Lucy? Scrivi la tua risposta nei commenti qui sotto. Ti è piaciuto il video? Allora metti mi piace, iscriviti al canale e non dimenticare di fare clic sulla campanella. A presto!